Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Presenta 7 e oggi sono qui per illustrarvi la mia personale top 5 dei giochi usciti per PS4. Premetto che non ho provato molti giochi, non ho provato una grande varietà di giochi, ho provato una decina, massimo 15 giochi per PS4, includendo anche quelli gratis che danno col Plus, che la maggior parte facevano cagare. E adesso vi illustro dalla quinta posizione alla prima i migliori giochi che ho provato. Alla quinta posizione piazziamo Minecraft. Non perché Minecraft non mi sia piaciuto, anzi Minecraft lo reputo attualmente uno dei giochi più belli che c'è nel PS4, solo che preferito dare spazio a giochi nuovi più sopra. Quindi Minecraft si prende la quinta posizione. Minecraft è un survival horror basato sul minaggio per poi raccogliere materiali per poi costruirsi case e poi alla fine della ammazzare il drago quando si è pronti. Quindi quinta posizione Minecraft, andiamo avanti. Al quarto posto ho posizionato GTA 5. GTA 5, per lo stesso motivo di Minecraft, si trova a quarta e quinta posizione, alla quarta posizione, perché comunque è un gioco già uscito. Questi non sono i peggiori giochi, ragazzi, gli ultimi posti c'è molto di peggio, anche giochi nuovi, che comunque penso sapete a cosa mi riferisco. Sì, se fa palese ai due giochi che nuovi che sono in fondo alla classifica, sotto persino ad Injustice, a mio parere, perché c'è stata una bella storia. GTA 5 si trova alla quarta posizione, che comunque, anche se è un gioco fantastico, GTA 5, se era il gioco nuovo, si metteva al primo posto senza dubbio. GTA 5 si trova al quarto posto perché è un gioco già che ho già giocato, ho avuto già il piacere di giocare sulla 3, però è molto meglio di giochi che ho provato in passato sulla 4. Avanti. Alla terza posizione metto personalmente Infamous Second Son, un gioco che comunque è stato il mio primo gioco per PS4, un gioco che comunque, per quanto la trama sia breve anche se bella, merita la terza posizione perché comunque è innovativo, ci sono parecchie cose che mi sono rimaste ancora impresse, tra cui il fatto di poter fare i graffiti mettendo il joystick, quelle sono cose davvero mi sono piaciute, la trama è bella. Finisce un po' breve, però contando che sono due storie, merita tranquillamente la terza posizione, a differenza del secondo gioco e del primo gioco, che è qualcosa di epico che non vi sto ancora a dire. Però Infamous si merita senza dubbio, a mio parere, la terza posizione, che comunque è un gioco nuovo, innovativo e mi è piaciuto parecchio, è next gen. Andiamo avanti. E al secondo posto, un gioco a cui tengo molto perché l'ho sempre ammirato, poi appena l'ho comprato me ne sono innamorato, è Knack, per chi voglia. Knack è un gioco molto bello, a me è piaciuto parecchio. L'avevo già visto ai primi tempi, alla presentazione della PS4, mi ero innamorato, mi sono visto tutti quanti i gameplay, quindi anche se sapevo la storia, ho preferito comprarlo per giocarlo perché è un gioco che mi ha sempre affascinato. Ho giocato tutto, non l'ho platinato perché il platino di Knack è qualcosa di impossibile, devi farlo mille volte e purtroppo adesso Knack non ce l'ho neanche più. Ho preferito venderlo per dare spazio ad altri giochi, però sono sicuro che se un giorno lo metteranno in offerta su PS4 o su PSN lo prenderò senza dubbio perché è un gioco che merita. Ragazzi, se non l'avete giocato, giocatelo perché merita parecchio. Andiamo avanti, sto morendo. E al primo posto regna incontrastato, ragazzi, forse a mio parere il gioco, forse dell'anno a mio parere, comunque è uno dei giochi più belli che ho giocato da anni, anche su PS2, riguardo anche alla PS3. È un gioco molto bello, è l'ombra di Mordor, la terra di mezzo, l'ombra di Mordor. Non sono un fanboy della saga, non avevo mai giocato a un gioco del Signore degli Anelli, nella terra di mezzo, né che sia. Ho visto questo gioco al negozio, l'ho preso, ma questo mi piace, me lo prendo.
convinto che l'avrei finito e poi me l'avrei venduto per prendermi un altro gioco. Invece è là, fermo, non si muove, anche se l'ho platinato, resta lì perché è un gioco che merita. Ogni tanto mi faccio una partitina, ammazzo qualche orco, ma l'ombra di Mordor, ragazzi, è un gioco assurdo. Se non l'avete comprato, pentitevi, pigliate la frusta e frustatevi, perché l'ombra di Mordor è uno dei giochi più belli che ho mai giocato. Su PS4 poi regno incontrastato, non ho giocato ad altri titoli che meritano il primo posto. Molti dicono, piglia Far Cry, vedi Far Cry 4, vedi quello, vedi quell'altro. Io momentaneamente non ho disponibilità, quindi preferisco non prendere Far Cry 4 ma prendere altri giochi. Aspetto marzo, perché per chi non lo sapesse, è stato annunciato Devil May Cry 5 rimasterizzato edizione finale, Ultimate Edition, cazzo si chiama, che contiene tutti i DLC e tutte le cagate, quindi non vedo l'ora che esce quel gioco. Niente ragazzi, questa è la mia personale top 5 dei migliori giochi che ho giocato per PS4. Vi faccio anche un elenco dei giochi che ho giocato. In questi qua ve l'ho già detto, io ho avuto Injustice, ho avuto Unity, ho avuto Watch Dogs, Piante vs Zombie, che altro? Un sacco di giochi, comunque anche quelli gratis, quindi da giugno adesso ci sono un sacco di giochi gratis per il Plus, quindi immaginate quanti giochi avrò giocato. Però questi 5 mi pare sono i migliori. Quindi con questo vi saluto, ci vediamo, un attimo, non so perché forse il telefono, ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi.